questa seconda conversazione serve per noi che apparteniamo alla comunità e siamo impegnati in un cammino di perfezione. Il Signore ci ha chiamati in un cammino più impegnativo di conversione. Egli viene a cercare i frutti all'albero per vedere se questi frutti maturino. E noi questa sera dobbiamo un po' fare i conti con quello che ci dice il Signore. Se noi crediamo al Signore che parla nell'assemblea, dobbiamo tener conto di quello che dice il Signore. Tutte parole di Dio. Però se il Signore attualizza qualche discorso, qualche parola, vuole che noi riflettiamo su questa parola. Questa sera io vorrei un po' rileggere quello che ci ha detto ultimamente il Signore qui in preghiera. È stato trascritto tutto il colloquio che Gesù ha tenuto con la comunità. Noi crediamo che quando siamo in preghiera con sincerità di cuore e noi preghiamo il Signore ci risponde attraverso quelle indicazioni che ci vengono in preghiera e quelle parole che il Signore vuole che mettiamo a fuoco per la nostra riflessione. L'ultima preghiera che abbiamo fatto lunedì, mi pare, il Signore ha parlato. Vogliamo riflettere su qualche parola di quelle che il Signore ci ha detto, perché potrebbe anche succedere che Dio parli per conto proprio e noi camminiamo per conto proprio, mentre dobbiamo camminare in sintonia con Dio, come dice il profeta Michea, cammina con il Signore Dio tuo. Il Signore ci ha regalato una decina di testi, tutti concordanti tra di loro, date da diverse persone, suggerite durante la preghiera, dove ci sono delle costanti che non possiamo disattendere. Il Signore ci parla così di una ribellione. In uno stato di ribellione a Lui, una ribellione interiore, il senso di questa ribellione è non seguire le sue vie e non camminare nei suoi sentieri e disattendere la parola di Dio e ritornare in Egitto, ritornare in Assiria, prigionieri e schiavi, quando il Signore ci vuole liberi. Rileggiamo qualche parola del Signore. Io qui ce l'ho scritta tutta quanta la conversazione del Signore
la quale poi termina con un invito rivolto a me, dove è detto: tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi in mano questa rovina. Per cui dobbiamo provvedere a riparare la rovina spirituale che inevitabilmente avviene in un muro vecchio, in una casa vecchia, se non viene così tenuta sotto manutenzione spirituale. Qualunque casa ha bisogno di riparazioni continue, soprattutto quando questa casa è bersagliata dal nemico, e voi sapete che il nemico bersaglia questa casa perché odia il nostro gruppo e fa del tutto per attaccarlo, per sgretolarlo, lo attacca dal di dentro e dal di fuori. E ci sono tante brecce che bisogna riparare perché le fondamenta sono solide, però la casa ha bisogno di queste riparazioni che il nemico compie. Vediamo cosa dice. Signore apre la preghiera con un testo di Geremia 3. Ritornate, o figli traviati, io risanerò le vostre ribellioni. Ecco, noi veniamo a te, la risposta del popolo, perché tu sei il nostro Signore Dio. Dunque c'è un invito a tornare, a ritrovare la strada, la promessa che il Signore risanerà le nostre ribellioni a Lui, e poi la risposta del popolo: ecco, noi veniamo a te perché tu sei il nostro Signore, sei il nostro Dio. Il Signore seguita a parlare e dice: il leone è balzato dalla boscaglia, il distruttore si è mosso dalla sua dimora per ridurre la terra a una desolazione. Le tue città vengono distrutte e gli abitanti cominciano a venir meno. E poi un testo su cui noi vogliamo fermarci un momento. È il testo che forma l'oggetto un po' della nostra conversazione questa sera. Poi ci sono altri testi importantissimi che formeranno oggetto di riflessione, di meditazione da parte nostra, perché se il Signore parla è segno che vuole che noi riflettiamo su quello che ci dice. Oggi, se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. Il testo è in Efesini, capitolo secondo della lettera agli Efesini. È un bel testo che ci ricorda lo stato in cui eravamo e lo stato in cui il Signore ci ha collocati dopo averci raggiunti con la sua misericordia. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria,
quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, sempre torno alla parola ribelli, nel numero dei quali ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi un tempo con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi, ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Ecco, il Signore ci dice che la misericordia sua ci ha raggiunti e ci ha tratti dal dominio del maligno e dal dominio del peccato. Dobbiamo riflettere a questo doppio dominio che era in noi e sotto cui noi possiamo ritornare. Dominio del maligno e dominio del peccato. Dice Gesù in un altro testo, quando ricorda cosa fa lo spirito cattivo quando esce da una persona. Parlando di spirito cattivo, non dobbiamo metterci davanti agli occhi gli indemoniati, lasciate stare questo. E quello spirito cattivo che con tanta scaltrezza agisce in tutto il mondo e agisce in tutti noi, sta fuori di noi, però influisce dentro di noi e attraverso i sensi, attraverso l'immaginazione, attraverso la memoria, così cerca di rovinare la vita dell'uomo, la vita interiore che viene attaccata. Lo spirito cattivo è sempre vicino a noi. Lo Spirito Santo è dentro di noi, ma lo spirito cattivo soffia attorno a noi. Qualche volta si fa leone ruggente, ma il più delle volte è un seduttore. Nessuno è immune finché vive sulla terra dall'influsso del maligno. E contro questo influsso che il Signore ci mette in guardia, perché come dice il discernimento degli spiriti, tutti i grandi maestri dello spirito, cominciando da San Giovanni della Croce, che tutti agiamo o sotto l'influsso dello spirito buono o sotto l'influsso dello spirito cattivo. Sarebbe un'opera molto buona se noi facessimo l'autodiscernimento per vedere quando noi agiamo sotto l'influsso dello spirito cattivo e che cosa fa questo spirito cattivo continuamente contro di noi. E quell'azione ordinaria di cui noi parliamo, diversa dalla azione straordinaria che egli esercita quando veste le persone, quando c'è infestazione, quando c'è oppressione, quando c'è ossessione. Quella si tratta di un'azione straordinaria, ma all'azione ordinaria del maligno siamo soggetti tutti.
e che noi non ce ne accorgiamo. Ed è per questo che dobbiamo aprire gli occhi per vedere il danno che lo Spirito opera in noi. Quando noi ci siamo messi sotto l'azione dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che domina in noi, ci tiene sotto il suo influsso e attraverso le ispirazioni, le illuminazioni, le emozioni, ecco, illuminazioni, ispirazioni, emozioni, normalmente dirige lo spirito dell'uomo, il quale crede di agire per conto proprio, ma è sotto l'azione divina. Quelli sono i veri figli di Dio, che sono condotti dallo Spirito. È una conduzione normale, una conduzione continua, quella che esercita lo Spirito Santo vivente in noi, influendo sul nostro spirito in cui egli ha sede mediante illuminazioni, ispirazioni, emozioni. E che noi non stiamo attenti, c'è una bella invocazione nelle litanie, ricordo del non del Sacro Cuore, litanie del nome di Gesù. Abbiamo le litanie della Madonna, di San Giuseppe, del Cuore di Gesù, del nome di Gesù. Ebbene, in una così invocazione delle litanie del nome di Gesù, è detto così: dalla negligenza delle divine ispirazioni, liberaci, oh Signore, ossia è un peccato di negligenza quello di non stare attenti alle ispirazioni divine. Noi carismatici dobbiamo stare sempre sotto l'ispirazione divina. La negligenza delle divine ispirazioni è peccato. Per cui dalla morte liberaci, Signore. Dai cattivi pensieri liberaci, Signore. Poi è detto: dalle negligenze delle divine ispirazioni, liberaci, Signore. E ha scritto come mancanza la negligenza, la noncuranza, la non attenzione alle ispirazioni interiori. Lo Spirito agisce in noi ed esercita la sua conduzione attraverso illuminazioni, ispirazioni, mozioni. L'illuminazione rischiara la mente, le ispirazioni vengono dal cuore, le emozioni muovono la volontà. È lo spirito che ci conduce. E ugualmente noi possiamo stare sotto l'influsso dello spirito cattivo, senza che ce ne accorgiamo, il quale con false luci, false ispirazioni e false emozioni dal di fuori, muove noi al male, senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco perché bisogna stare molto attenti sotto quale influsso io mi trovo abitualmente. Seguo la mozione divina o seguo la mozione del maligno? Lo spirito umano è sotto influsso dell'uno o dell'altro.
noi umanamente sentiamo che siamo noi ad agire, ma in realtà questo noi, questo io che agisce è sotto influsso o di destra o di sinistra. Detto questo, ripetiamo adesso quello che troviamo in questo testo. Anche voi un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, nel numero dei quali ribelli un tempo del resto eravamo tutti noi, seguendo il modo di agire di questo mondo e le voglie della carne e i desideri cattivi. Per cui seguendo i sentimenti della carne, di cui l'elenco lo troviamo proprio nella lettera ai Galati, seguendo cioè l'istinto umano o l'istinto mondano, noi siamo sotto l'influsso del maligno, che è il principe del mondo, di questo mondo corrotto, e ha potere su di noi attraverso il peccato. Chi commette peccato, dice Giovanni, è sotto il dominio di Satana, anzi dice appartiene a Satana. Il padre suo è Satana. Noi invece siamo sotto il dominio di Dio e abbiamo per padre Dio. Noi distinguiamo gli uomini in due categorie, dice Giovanni, i figli di Dio e i figli del diavolo. E Sant'Agostino parla di due corpi mistici. Il corpo mistico sacro, con a capo Cristo, e il corpo mistico tenebroso, con a capo il diavolo. È composto il corpo mistico tenebroso dai peccatori, i quali sono come il corpo mistico di Cristo, il corpo mistico che vive della grazia, il corpo mistico negativo che vive nel peccato. Per cui chi vive nel peccato appartiene al corpo mistico negativo, il cui capo è il diavolo, sotto il cui influsso noi agiamo. Sono verità che non dobbiamo dimenticare, che noi cerchiamo di non pensare, ma che dobbiamo noi mettere alla ribalta, perché altrimenti la rovina è grande dentro di noi. E allora tutti quelli che vivono alla maniera mondana, qui dice, sono sotto il dominio del maligno. Alla quale maniera voi vivevate prima? E allora quando voi eravate alla maniera mondana, alla vita mondana, voi vivevate senza saperlo sotto il dominio del maligno e obbedivate a lui. Mediante illuminazioni false, mozioni false, diciamo ispirazioni false, e attraverso le facoltà interiori o attraverso i sensi che egli ci introduce in noi e inclina l'uomo responsabilmente, perché responsabile dei suoi atti, ad opere cattive, ad opere maligne, ad opere della carne, all'invidia, alle gelosie, ai dissensi, all'impurità, alle maldicenze, sono tutte opere della carne. Tutte queste procedono dal maligno. Perché dice ancora Giovanni, chi è nato da Dio non pecca e non può peccare. Per cui chi pecca nasce dal maligno. Non è
tutto è sta bene, perché il marigno non dà vita, dal marigno non si nasce, però è una paternità analogica, quella di cui parla San Giovanni, non è una verità piena, quella che noi predichiamo della nostra nascita da Dio, il quale dà la vita e realmente si fa figli di Dio. Ma per analogia, siccome le opere nostre sono le opere del marigno, noi contraiamo una paternità. Il diavolo ci viene padre e noi siamo suoi figli. E siamo sotto la sua tutela, sotto il suo dominio. Ora, quando noi passiamo dal dominio dello spirito al dominio della carne, ricadiamo sotto il potere del maligno. Per cui la rovina è grande. Crediamo di essere carismatici e siamo dei rinnegati. Abbiamo lasciato lo spirito e siamo passati alla carne. Quello che succedeva ai Galati, o stolti Galati, così presto siete passati dal dominio del Vangelo a un'altra religione, a un'altra vita. E allora attenzione, fratelli e sorelle, perché senza accorgercene può darsi che il nemico abita qui in mezzo a noi. Ed abita qui, nel gruppo, mette la sua dimora nel gruppo, dove esercita il suo influsso senza che noi ce ne accorgiamo, oppure prende così la via dei nostri cuori ed abita nei nostri cuori, e nei nostri cuori sferra l'attacco sugli altri. Dove c'è dissenso, gelosia, amara, dove c'è quell'attacco continuo, la violenza, il dissidio, lì l'opera del marigno è manifesta, manifesta. C'è quando non si manifesta perché noi nascondiamo dentro il nostro cuore, ma in molti casi è manifesta. E allora il gruppo cade sotto l'invasione del nord. I nemici del nord scendono e invadono. Allora il leone della foresta penetra e fa scempio. Per questo Pietro ci avverte: come leone ruggente gira attorno a voi cercando chi divorare, ma resistetegli saldi nella fede. E allora quali sono i segni di infiltrazioni nemiche dentro di noi e nel gruppo? Quali sono i segni? I segni, parliamo per ora in ciascuno di noi, facciamo una autocoscienza. Poi è chiaro che se noi siamo così, il gruppo è composto di queste persone, è tutto il gruppo che è inficiato. Che cosa attacca il nemico dentro di noi? Questa è l'opera ordinaria. Il diavolo vuole distruggere, Cristo vuole edificare. Lo spirito cattivo distrugge, lo spirito buono edifica. Noi siamo sotto l'influsso dello spirito che edifica, Spirito Santo, sotto l'influsso dello spirito cattivo che vuole distruggere l'opera dello spirito. Quali sono, ossia, le direttrici di attacco del nemico? Il nemico innanzitutto attacca
l'uomo interiore nelle sue basi fede, speranza e carità. Questo è l'organismo spirituale. Attacca la fede, attacca la speranza, attacca la carità. È un'opera subtola, è un rosicchio del topo che rosicchia la fede, rosicchia la speranza, rosicchia la carità. Tarla, tarla la fede, tarla la speranza, tarla la carità, perché vuole indebolire il rapporto con Dio. La vita spirituale si svolge su tre parametri: verticale, orizzontale, basale. E su questi tre parametri che svolge continuamente, perché non ha altro da fare, la sua azione demolitrice dentro di noi per rovinare il regno di Dio dentro di noi. E allora ecco che attacca la relazione con Dio, che si articola nella fede, nella speranza, nella carità. Come si nota che la fede, la speranza e la carità sono attaccate dal maligno in noi, anche nei santi? Per questo vi ho messo con gli occhi aperti. La fede viene intaccata quando noi cominciamo a dubitare della presenza del Signore nella nostra vita. Quando si affievolisce la preghiera, quando si affievolisce la presenza di Dio, quando cominciamo a dubitare della parola di Dio, cioè è il dubbio, quel dubbio che inoculò il serpente antico nel cuore di Eva e di Adamo. Incomincio col dubbio a far dubitare della parola di Dio, obnubila nella mente la chiarezza della parola del Signore, non speriamo più nel cielo ma ci attacchiamo alla terra, si allentano i rapporti di amore con Dio nella preghiera. Quando si affievolisce la preghiera, quando non ha più sapore la preghiera, quando diradiamo la preghiera, quando diradiamo le riunioni nostre, quando stiamo per conto nostro, quando preghiamo poco, preghiamo distrattamente, allora è segno che sono intaccate la fede, la speranza, la carità nei rapporti con Dio. Quando noi ci attacchiamo alle cose della terra, alle cose nostre, ai nostri affari, a tutto ciò che è terreno, quando gli ideali spirituali non sono più chiari davanti ai nostri occhi e ricadiamo nel tam-tam della vita, ricominciamo a vivere come vivevamo prima, quasi che non avessimo ricevuto l'infusione, e allora è intaccato il rapporto con Dio, senza che noi ce ne accorgiamo. È l'opera del maligno dentro di noi, nell'anima. Il nemico cerca di attaccare il parametro orizzontale che sostiene quello verticale, cioè la relazione con gli altri, intacca la comunione. Come intacca la comunione? Con il sospetto, con il giudizio, con il disinteresse, con la freddezza, con la noncuranza degli altri. Questo è il primo attacco. Io non mi curo dell'altro, io non avverto la presenza dell'altro,
Io non voglio stare vicino all'altro. Io voglio stare per conto mio. Io me la vedo con Dio. Io mi isolo per mio conto. Ormai gli altri mi vengono stretti. Non ne voglio più sentire. È attaccato l'uomo nella sua relazione con il prossimo, che dobbiamo amare quanto Dio. Ami il prossimo tuo come te stesso, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Come Cristo ha dato la vita per i fratelli, così anche noi dobbiamo dare la vita per gli altri. Ma quale vita diamo? Quando neanche vogliamo stare vicini al fratello, quando neanche diamo il saluto, quando neanche vogliamo stare nello stesso luogo, neanche lo vogliamo come compagno di processione. Ecco, viene intaccata la comunione, la relazione con l'altro, e allora che il nemico è dentro di noi, che tarla il rapporto vicendevole. Siate in comunione gli uni con gli altri. Voi che mangiate all'unico pane, voi che bevete all'unico calice. Siate in pace gli uni con gli altri. Abbiate sale dentro di voi e vivete in pace. E la pace del Signore custoderà i vostri cuori. Se la pace non custodisce i cuori, il nemico è entrato. Quando noi non siamo in pace, è segno di un'invasione nemica. Perché è scritto, non c'è pace per gli empi. Se noi non abbiamo pace, vuol dire che il nemico è entrato in noi. Ecco come viene intaccata la relazione con gli altri. Siamo sotto l'influsso del maligno quando il pensiero è attaccato, il sospetto sugli altri, il giudizio cattivo sugli altri, il pregiudizio sugli altri, le riserve mentali sugli altri, il disamore, il semplice stare vicino. Ricordate la prima cristianità. Stavano sempre insieme e mangiavano insieme e godevano insieme. Godere insieme. Ricordate quando dice l'Apostolo, portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Ricordate quello che è detto. Chi è più forte sostenga il più debole. Ricordate quanto è detto, non giudicate, non sarete giudicati. Non cercate la pagliuzza o la trave nell'occhio del fratello. È il diavolo che fa tutte queste cose. Quando parliamo a vanvera, è il diavolo che ci mette le parole in bocca. Il vostro discorso sia sì, sì, no, no. Il sovrappiù viene dal maligno. E noi che non ci crediamo, ma Gesù ce lo dice. Una parola in più, che non sia conforme alla carità o alla verità, viene dal maligno, il quale è padre di menzogna ed è padre di odio. Dove c'è odio, dove c'è menzogna, ci sono le due tenebre e lì c'è il diavolo. Il diavolo non dobbiamo cercare nel disturbato, nel vessato, nel demoniato, ma dobbiamo cercarlo accanto a noi. È lui che ci disturba continuamente. Andiamo adesso al terzo parametro,
dove ci intacca il Dio Maligno? Nel cuore, nella nostra vita intima, distrugge l'uomo, cioè lo ripiega dentro se stesso. Questo è il peggiore dei mali. Quando siamo ripiegati in noi, non aperti a Dio, non aperti agli altri. Il ripiegamento di noi può arrivare anche a degli eccessi viziosi. Il ripiegamento di tanti peccati è appunto effetto di queste insidie del maligno. Si ripiega dentro di noi e l'uomo si abbandona ai vizi solitari, si abbandona a se stesso, si abbandona al vizio, ai sette vizi capitali, la droga, l'alcol, la sessualità sfrenata, sono ripiegamenti su noi stessi, opera del maligno, per distruggere l'uomo nel suo intimo. Noi non ci accorgiamo, crediamo di essere noi nella nostra libertà d'agire, ma siamo sotto l'influsso del maligno. Adesso rileggiamo il testo. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, alla maniera di questo mondo. Vivendo come gli altri, noi apparteniamo al mondo, noi dobbiamo distinguerci dal mondo, dal modo di vivere. Il cristiano è uno che vive nel mondo, ma non è del mondo. I monaci, per significare questa vita del cristiano, se ne andavano lontano dal mondo, si separavano nei monasteri, nei conventi, dove c'era la clausura, era un segno esterno di coloro che mettevano in pratica questa fuga dal mondo. Ma noi che restiamo nel mondo, dobbiamo vivere nel mondo come se non fossimo del mondo, come ospiti, come stranieri, ci dice la scrittura. Vivere in mezzo agli altri nel mondo come stranieri al mondo, non partecipare alle opere del mondo, non condividere le opere del mondo, ma essere stranieri alle opere del mondo, nei quali un tempo viveste alla maniera degli uomini di questo mondo. Che differenza passa tra noi e gli uomini che vivono in questo mondo? Poca differenza. Invece noi dobbiamo essere, come dice il Papa, degli anormali rispetto al mondo. Dobbiamo essere imprevedibili rispetto agli altri. Dobbiamo osare nello spirito per rendersi differenti dagli altri. Non dobbiamo lasciarci risucchiare dal mondo, per cui perdiamo la nostra identità. Noi tante volte perdiamo la nostra identità, non la vediamo perché ci camuffiamo, o meglio ci identifichiamo, ci perdiamo con gli altri uomini, siamo come gli altri. Viviamo alla maniera degli altri, e siccome in questo mondo domina il maligno, allora ecco che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi ci rimettiamo dal potere dello spirito sotto il potere del maligno, vivendo alla maniera mondana. Quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, dunque negli uomini di questo mondo opera il maligno. Una volta operava in noi quando eravamo del mondo, adesso non opera più.
ma adesso negli uomini del mondo opera il maligno. Ecco perché ci sono le opere della notte, le opere delle tenebre e nelle tenebre della notte in cui opera il maligno. E sappiamo quali sono le opere delle tenebre, le opere della notte. Del resto siamo vissuti anche noi, tutti noi, un tempo. Come? Con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi. Si vive alla maniera del mondo sotto l'influsso del maligno. Ed eravamo per natura meritevoli d'ira. Ed ecco l'altra pagina, ma lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. E la scena è cambiata, ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci amate, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Noi siamo in una diversa posizione adesso. Siamo con Cristo Gesù che abita in noi mediante lo Spirito che ci è stato donato. Siamo sotto l'azione dello Spirito. E allora dobbiamo vivere sotto la illuminazione, l'ispirazione e la mozione dello Spirito, il quale Spirito ci porta a una relazione di fede, speranza e amore nei confronti di Dio, a una relazione di comunione con gli altri, a una relazione di evasione da noi, di distruzione dell'egoismo, in modo da essere pieni di Spirito Santo. Tutto questo è per meditare sulla parola di Dio che ci è stata donata e per aprire gli occhi sul male che si può infiltrare in ciascuno di noi e qui dice nel nostro gruppo, perché il Signore ha dato questi testi per il gruppo. Per il gruppo. No, per ora predico io, poi parli tu. Concludiamo con qualche altro testo, vediamo. Per abitarvi come straniero, poi l'assido senza motivo lo ha oppresso. Ora cosa faccio, dice il Signore? Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla. I suoi dominatori trionfavano. E sempre tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome e comprenderà in quel giorno che io dicevo, eccomi qua. Popolo mio, non essere duro. Oggi si ascolta la voce del Signore. Non voler indurare il tuo cuore. Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti, che costoro vagavano come ciechi, per le strade, insozzate di sangue, così che non si potevano toccare le loro vesti. Per cui c'è il peccato dei capi che non hanno vigilato sul gregge, che hanno lasciato correre, che non hanno alzato la voce, che sono stati cani muti. Ma il Signore ci usa misericordia, il Signore ci richiama. Fratelli e sorelle, se oggi ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. Il Signore si chiama la vigilanza,
vigilare su noi stessi e vigilare sul gruppo, perché il nemico attacca, attacca dentro e attacca fuori. Siamo sotto attacco dal di dentro e dal di fuori. E allora vigilanza per non cedere agli attacchi. Custodiamo il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita, ma cerchiamo anche di custodire gli altri con il buon esempio, con la vigilanza, con l'amore. Dove c'è l'amore, il diavolo fugge. Dove c'è l'umiltà, il diavolo fugge. Cerchiamo di vivere in pace gli uni con gli altri, cementarci gli uni con gli altri, non giudicarci gli uni gli altri, perché altrimenti apriamo le porte al maligno. Volete sapere una malignità? Ce l'ha detto il Signore in un testo, se ricordo. Qui le vostre donne aprono le porte al nemico. Le vostre donne aprono le porte al nemico. Comunque, accusiamo anche noi uomini, va bene, ma il testo ci diceva, sono le vostre donne che aprono le porte al nemico. Come si aprono le porte al nemico? In tante maniere si aprono le porte al nemico. Quando comincia il sì, le battaglie, le discriminazioni, sono le donne che aprono le porte al nemico. Comunque, ma siamo anche gli uomini che apriamo le porte al nemico. Chiudiamo le porte, custodiamo le porte e viviamo in pace gli uni con gli altri, edifichiamoci nello Spirito Santo, perché il Signore è ricco di misericordia e in mezzo a noi. Il Signore ci vuole purificare, siamo incappati in tanti guai, non perché siamo peggio degli altri, ma perché il Signore ci vuole purificare. Quanto più il Signore ama un gruppo e quanto più deve condurre avanti nello spirito un gruppo, tanto più lo prova in tante maniere. E poi niente vi dice il fatto che tutti, nessuno escluso, siamo provati tremendamente in questo tempo. Chi è provato nella salute, chi è provato negli affari, chi è provato in una maniera che in un'altra, non c'è nessuna famiglia del gruppo che non sia provata. È il Signore che permette di questo, è tutto un richiamo del Signore. E allora ecco l'altro testo, non confidate nel Tempio del Signore, voi che entrate per queste porte dicendo, Tempio del Signore è questo, Tempio del Signore è questo, carismatici noi siamo, noi abbiamo i bei carismi, non comportatevi in questo, ma migliorate la vostra condotta, migliorate la vostra condotta e liberatevi da tutti gli idoli che sono in mezzo a voi. Alleluia.